c'era l'usuli, c'era la luna, c'era la crozza e l'ubarcù, c'era l'umari, c'era la figlia, c'era la cervo e la caniglia, c'era l'uletto, c'era l'amante, c'era l'argento e i diamanti, c'era la rosa, c'erano i fico e c'era chi duca non vi dico, c'era magari la valumeggia che riscurrava con la beggia, c'era la vota, c'era cucera, c'era non succita cioccolatera, c'era la vota, c'era cucera, c'era non succita cioccolatera, c'era la vota, c'era cucera, c'era non succita cioccolatera. Quando passo di ca e non te vio, mi para tutta scura sta vinella, e te guardare c'è passo cantando. Dispetto non risponde. La dimma dice che non va a loro, calcolo li tira. Vabbè, benvenuti su Esperia TV canale 18. C'era una volta anche stasera. Nervoso. Quando la burza mia abbia un dinno, abbia tia lì buoni compagni, mucca la burza lu ne è mancato a mio dice sogno rimasto sole sconsolato, e la musica è una volta, c'era una volta e anche oggi la cucina è una volta, c'era una volta e anche oggi i fatti è una volta, c'era una volta e anche oggi i ditti è una volta, c'era una volta te a faccia la finestra cuo gincuta mani piscarone bucatina, quando cammini tu ti muovi tutta parina giucciarella allo pennino. I Sabbatum Quartet, c'era una volta e ci sono pure mo per di spirito te sopra un monte, uscite in bar. Mo chi si maritata poverella, ti la piglia tu fatica duri, quando vuli a mie pari una stella, mo va a te na cape more mora. Venerdì 21:15, sabato 23:30, domenica 14:30, c'è una volta e c'è pure voglia. Per dispetto. Applauso! Ecco qua! Collegati. Sono collegato con i Sabbatum Quartet, che ringrazio per essere con noi. E c'era una volta puntata di oggi. Vi siete fatti l'applauso? Sì. Rifate l'applauso. Sono collegato. Guarda. Bravi! Bene. Allora, ciao Trieste, come va?
Bene, grazie, è sempre bello vederti. Nonostante il tempaccio, ma ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ma ti dice bello vederti così. Chi si chiama? Il paese mio, chiamano Lavate? Di Hacci. Dei Facci. Roberto. Ciao Paola. Come va? Bene Paola. 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 Oh, grazie Roberto, ma come sei gentile oggi. Vedo che ti chiamo Sorgonetta Rakap. Nagape. Tu me lo singhi così. Aspetta che vado avanti. Non me lo singare. No, non ti singo, però ti singhi io. Scusa, tu penso cose. Ci slengo, come va? Bene, benissimo. Mi fa piacere. Quando ci sei tu è sempre... Lavate i faccia numero due, la vendetta. Vai, Giovanni, ciao. Buonasera a tutti. Cosa è così? Mo sono un basso. Ah, che bella battuta che hai fatto. Allora fammi mettere in mezzo qua tra Roberto e Trieste. Raccontatemi, però facciamo a pezzetti come i pomodori. A pezzetti come i pomodori, qualcosa, qualche novità dei Sabbatum. Beh, come dicevo... Ok, grazie, ciao. Allora, le novità... Perfetto, sono... grazie. Abbiamo fatto proprio a stozzi stozzi, sì. Siamo in inverno, però il tour è andato benissimo. Siamo reduci da... siamo appena ritornati dall'Argentina, ennesimo Bene. Tour all'estero. Stiamo lavorando a qualcosa di nuovo. Nonostante ci sia questa grande inflazione delle canzone de una volta, il Sabbatum resiste dopo 12 anni perché non va solo le canzoni de una volta, fa pure chi le oie. Quindi facciamo le canzoni de una volta e le canzoni de una volta rivisitate dal Sabbatum con quelle di oggi. Guarda, mi hai dato il là, mi pare di averlo detto la, forse. La, no, mi hai dato. Dammi il là un attimo, dai. Buono, così che se no lo perdo dopo. No, ma hai dato il là, nel senso che mi pare di averlo detto forse in qualche altra puntata o precedentemente in altre trasmissioni, non mi ricordo. In effetti adesso c'è sto discorso delle tarantelle, no? Dei gruppi che si mettono a suonare un po' tutti, io non me ne voglio, c'è gli amici che ci stanno ascoltando che magari hanno un gruppo che suona, perché ci mancherebbe, ognuno può fare quello che vuole, però pare che si stia un pochettino inflazionando questo genere musicale, che poi forse va anche a discapito del genere stesso e di chi lo porta avanti. Guarda, lo porta avanti come voi. Capisco che la cosa non ti tange. Però no, dico che hai detto una cosa giusta, nello stesso tempo ci fa piacere che molti ragazzi, molti giovani, perché noi non lo siamo più da un bel po', si affacciano a questo genere musicale, perché poi è sempre la riproposizione, la rivalorizzazione del nostro dialetto e della nostra cultura. Ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio e soprattutto non si può essere didatti o etnomusicologi suonando su un palco, ma c'è bisogno di fare un percorso. Lungi da noi... È proprio adesso, quello che volevo dire io. Lungi da noi ad essere questo, noi siamo dei normalissimi musicisti che per fortuna riescono da 12 anni a fare questo lavoro, facendo canzoni, adoperando strumenti della tradizione, adoperando il dialetto, e per questo musicisti di musica etnica. Hai parlato buono, dai. Mamma mia, hai saputo parlare, però è stato bravissimo, però a un certo punto era ambendolo un po'. Vabbè, non è che se l'avevi preparato, scusa, se l'avevi preparato dopo dire ma tu sei cretino perché si imbindo, perché l'avevi preparato e si imbindo, non è preparato. Cretino ci ha chiamato Tu sei stato che hai detto così, tu sei stato. Io ho detto solo che è bindo, nonostante che ha parlato in diretta. C'è una bincitina c'è stato, però che c'è. Ci può stare, ma siccome ha saputo parlare, tu sì, però è bindo. Però è bindo. Ecco perché anche su questa cosa. Ma guarda che ha detto quasi 200 parole in seguito. Però su questa cosa di avere una coscienza critica è un assist che mi porgete per critica per pure tu vai per completare il discorso che avevate. Ma ce ne siete tagliature dici abbiamo inflazionato pure i tagliatori sì. Allora rispetto a questo discorso qua, la coscienza critica è importante perché quando si fa un percorso come può essere quello della musica etnica, ma qualsiasi genere di musica o qualsiasi branca della cultura o che sia quando si fa un percorso, la coscienza critica non può mancare, nel senso che non puoi sentirti appagato solo per un piccolo, grande, medio successo che hai potuto ottenere in un periodo anche medio lungo, ma bisogna sentirsi sempre come il primo giorno, come se fosse la prima volta. Quello sono d'accordo con te. Allora, se un gruppo comunque rimane nel tempo e rimane sempre a galla, vuol dire che ci sono le basi, c'è la professionalità. Secondo me si continua cambiano canale. Che dici tu? Allora andiamo nella socia, veramente una cosa seria. Vabbè, ci slengo. Ci slengo, come stai? Tutto bene, sì. No, perché Russia fa la neve. Sì. A casa tutta No, scusa, come mai ci slengo? Cognome russo di un calciatore. Ed io ce l'ho come nome.
Ma tu perché ci assimiglio? Perché quando dorma la notte russo. Pure questa. Tutte e due doppie ci slega russo. Bene, perfetto. Andiamo con dati. Sentite, volevo dire ai nostri amici che ci stanno guardando da casa. Loro Sabbath Quartet non è che si chiamano così perché sono quattro come li vedete stasera, ma sono ancora di più. Solo che gli altri pezzi li hanno persi oggi per impegni. Oggi, che come, solo oggi, sì. Li dobbiamo salutare. Salutatemi Rosa, che non ho avuto mai il piacere di averla in una mia trasmissione. Secondo me va a posto. A capace che, perché sono tutti molto impegnati, sono a scuola, hanno comunque vorrebbero essere qui, ma non ci sono, però noi li cerchiamo di rappresentarli al meglio. Vabbè, ha saputo parlare pure tu. Grazie. Allora, rimanete con noi perché, come vi dicevo poco fa, anche oggi a Cucina è una volta, i Yuki è una volta, i Ditte è una volta, la poesia di Carminella. Continueremo la storia di Carminella Scasciata con il poeta e scrittore Benito Patitucci. Continueremo il racconto della vita di Carminella Scasciata. I giochi li ho detti, insomma, tutto quanto c'era una volta, tutte quelle cose che si mi aiuta a trovare noi, che rimanete, c'era una volta, state qua, non vi muovete. Fatemi uno stacchetto così me ne vado un attimo, vado a vedere se trovo quelle cose che una volta pure quella che stavate facendo prima, quella che stavate facendo. Che cos'è? Il pranzo, Mamma mia, il pranzo è servito. Allora, queste sono botte che stanno iettando. Che si iettano botte? Oi cacchio va, è malo tempo fa, che ne ha la casa i ladri, per chi non se ne va. Voi venite con me, andiamo, venite con me, andiamo. Consueto appuntamento, amici di C'era una volta, con i giochi tradizionali di una volta. Oggi ritorno un po' bambino, ragazzino, vedendo i famosi carri che si facevano una volta. A parlare chiaramente di questi giochi tradizionali, come ogni settimana, c'è con me Pietro Turano, che è presidente dell'Accademia Giochi Tradizionali, che ci illustrerà un po' questi carri che si realizzavano quando si era ragazzi una volta, con i quali qualcuno si spezzava pure una gamba, perché insomma non è che erano poi tanto affidabili questi carri, anche se diciamo che erano costruiti su cuscinetti. Andremo nei particolari dopo, però volevo salutare Tonino, che è l'autore di uno di questi carri che vediamo qui. Uno, due, questo qua è il 27. Il 27 è il numero, un numero famoso. Ma quando eri giovane, quando facevi giovane, un giro? Lo costruivo pure io, a 5-6 anni già lo costruivo. Naturalmente qua c'è un po' di evoluzione anche su questo, perché le ruote sono state fatte al tornio, mentre una volta si pigliava un pezzo di tronco, si segava, si faceva un foro al centro. Non c'era l'attrezzatura che c'è oggi. Certamente quindi. Non c'era l'attrezzatura, o perlomeno non l'avevamo noi l'attrezzatura, se no una ruota... Forse c'era l'attrezzatura per farla, ma noi nelle campagne non avevamo tutta questa attrezzatura, allora ci dilettavamo a lavorare un pezzo di legno che doveva essere abbastanza duro, e noi ragazzini, mi ricordo che con una raspa, ti sta rubando il lavoro, Pietro. Una raspa, un'accetta che andavamo a pigliare nelle cassette degli attrezzi dei genitori, che poi erano tutte roba fatiscente, e quindi poi facevamo le gare. Naturalmente, come ha detto prima Paolo, capitava anche che cadevamo e ci rompevamo il braccetto, la gamba, succedeva. Perfetto, grazie Tonino. Poi Riggio invece è più giovane, però tuttora si diletta. Tu hai costruito quello, ma che materiale hai usato? No, il materiale è sempre, il carro è fatto puramente in legno, solo che giustamente cambiano i cuscinetti, che abbiamo questi cuscinetti a sfera che sono molto più efficaci, molto più veloci. E l'abbiamo costruito io e mio fratello, con l'aiuto anche di altre persone che si dilettano a fare questo tipo di gare. Allora, Pietro, abbiamo dedicato... Eligio è costruttore e collaudatore, lui partecipa regolarmente perché ci sono delle vere e proprie gare nella nostra zona, poi vediamo dove. Perché il carretto? Che cosa rappresenta il carretto? Noi abbiamo avuto modo in questo itinerario sui giochi di
di mettere in evidenza come i bambini certe volte cercano di imitare i grandi rappresentando sotto forma di gioco delle attività o dei mezzi dei grandi. I carretti, perché? Perché c'erano i grandi, avevano i carri, c'erano i veicoli, c'era un qualcosa, e i ragazzi con la loro fantasia, con la loro creatività, hanno cercato di imitare appunto i grandi costruendosi delle piccole macchinine, delle macchinine in miniatura, diciamo. Ma come facevano a costruirle? All'inizio chiaramente non c'erano ancora i cuscinetti a sfera che sono arrivati dopo, era tutto legno. Chiodi, un martello e legno, addirittura le ruote si facevano una fetta di un tronco, veniva tagliato, che era già rotondo, si faceva il buco al centro e diventava una vera e propria ruota, perché non c'erano altre possibilità. Non aveva una buona convergenza di equilibratura, immagino, la fetta di tronco. In realtà, e poi si buttavano nelle discese, perché prendono velocità questi mezzi scendendo, andando in discesa, chiaramente. E come si frena? Noi avevamo creato, c'era una levetta che faceva pressione sulle ruote, tirando la levetta strisciava sulle ruote e bloccava. Ma la cosa più, anche attualmente, prendono velocità di 70-80 km/h nelle competizioni che fanno. Io parlavo delle competizioni, per esempio quella più conosciuta nella zona della provincia di Cosenza è quella di Parenti, che è nata per prima, poi c'è San Giovanni in Fiore e c'è anche la zona di Redipiano San Pietro, dove fa parte, di cui fa parte Eligio, che si sta avvicinando, si sta proponendo appunto in questa specialità, questa dei carri, che devo dire che alla gente piace tanto, piace tanto. I cuscinetti adesso, dicevamo, sono arrivati i cuscinetti a sfera, quelli piccolini, c'è un modellino qua rappresentato che fa vedere appunto i cuscinetti piccolini, però man mano poi l'evoluzione è andata avanti, sono diventati un po' più sofisticati per arrivare agli ultimi modelli, che sono quelli da competizione, dove ci sono cuscinetti da, in termini tecnici io non sono bravo, però me lo dicono, sono da 20, addirittura da 25, che dovrebbe essere il diametro del cuscinetto. Quindi un cuscinetto da 25 come diametro è proprio una ruota da macchina di Formula 1. 25 centimetri di diametro, insomma, è già una discreta ruota, insomma, per un attrezzo di questi, per un carro di questi. Quindi si continuano, cioè nelle nostre zone si continua, visto che ci sono queste gare nei paesi, si continua ancora a costruire questi carri. Certamente, ed è una cosa molto bella, ecco anche il gioco, che non è solo proporre il gioco, fare il gioco, gareggiare, è anche quello che ci sta dietro, la costruzione, la progettazione, poi costruirli questi giochi. Ci sono in questi paesini dove si fanno le gare che ognuno ha un proprio box, diciamo, dove costruisce, dove poi lo personalizzano, gli danno dei colori, addirittura imitano le macchine di Formula 1 e hanno fatto come carenatura, proprio una carenatura, proprio tipo una macchina, tipo una Ferrari. Io ho avuto modo di vedere una 500, ma era perfettamente uguale a una 500, soltanto che era un carrettino di queste. Perfetto, grazie Pietro. Così abbiamo visto il gioco tradizionale di una volta, che oggi sono stati i carri, però volevo... Se Perugino, se mi sa rieta... com'era? Io sono il direttore sportivo, altrimenti detto il briatore della carrozza. Il briatore della carrozza, Perugino. Grazie amici di Cerenavoda, continuate a rimanere con noi a settimana prossima con Pietro Durano per scoprire il prossimo gioco tradizionale. Yeah.
come siete belli! Moglie, bella bella, signor Geroso! Geroso, che sei so giovane e buona mia! Che tu dici? Aggiungo un neoie! Non c'è mai! Ma cammina, va! T'ha fatto un altro bicchiere di vino, tu! Sì, io avanti con un bicchiere! C'è buone damigiene! Damigiene, moglie! State zitto, ma... sabato mi, come stavate? Bene. Una cosa fina. C'è una piccola di tao, gli avete portato a voi? Veramente no. Un bottiglio di portare un fiasco di vino, il bottiglio di umidità. Cito, come fa a fare figurelle? Cito, tu giotta, non cominciare, che se no te ne manno. Ma non avevi fatto trovare tu, è finito, Nepo. Tu è finito, siamo venuti in uno a due. È finito, che ci posso fare? Ah, Roberto, vino, io non sono andato una, manco se tengo corone. Ma per piacere parliamo ancora un'altra cosa. Sì, sì, ma meno male mi capavo di aiutare a fare una masciata. E vivo adesso. Vivorebbimo, moglie. Vivo adesso, ma sì. Vivorebbimo. Ah, ma fa fare una figura in me. Sta attento a mia vorrebbimo. Oggi, stai zitto. Vivo adesso fare un'intervista. Mi è arrivata mille carrucce. Finisce. E vorrebbimo fare un'intervista. Che pezzo ci facete ascoltare adesso? Vi facciamo ascoltare adesso un brano che si chiama Amore, nonno G. Gioia non dice che amore, amore mi ti ricordi quando io ti amavo a Foglia? Sì, io sempre con la quarta e la marcia indietro un pochino pure. Sì, amo, bacio. Via, come sta affogando, sì, basta mai dire. vabbè, e allora Trie, ma Cubenezia siete parenti? Vicini di casa, no? Parenti no. Ah, sì, ha fatto una battuta in me. Una fa dannare. No, mi cacciavo giù bene, la amo a fondo come il primo giorno di matrimonio sposalizzamente. Ah, sì, lasciami dire a me. Ma fa... è quella che fa dannare a te. Ogni tanto sì. Anzi, per piacere, finisci da me. Vuoi volete cantare, se no io te vinno. Andiamo, amore. Abballaci. Amore chi m'ha fatto fare, m'ha fatto fare una grande pazzia. A 15 anni m'ha fatto scordare la meglio parte dell'Ave Maria. E amori. Sattia come l'aneglia, come lo cacciatore con la quaglia, senta il suo cuore come s'assottiglia,
ferro filato alla tinaglia. E amori, 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 amori. E amori, 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 amori. Bene, bene, scusate se faccio una dedica alla la Volvo. La volevo, sì. La Volvo. La Volvo è una macchina. La Volvo. No, 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 aspetta, aspetta, non cominciamo a imbrogliare l'acqua. Tu imbrogli l'uva sicuro, no? No, no, la Volvo dedicare a mia moglie. La volevo ci dedicare a mia moglie. La Volvo! La volevo! La Volvo! La volevo! La Volvo! Buonasera! Buonasera, come va? Oh, carissime, buonasera! Buonasera, buonasera come? Per tutta la sera! Di scappellamenti! Ecco, come va bene, a tu! Mi stava pigliando un caffè! O sei caffè? Senatore del caffè o presidente del caffè? O sei caffè, sei caffè! Io vivo vino! Come va bene? Io vivo vino! No, io... Ma se mi pigliare un caffè, mi piglio sei caffè! Fai benissimo perché è veramente buono! Boh, non mi noto solo quando mi bevo? Sa. Grazie, grazie. Ma avete visto che è buono? Non sei caffè, o meglio che c'è. Che bello spot che c'ha fatto. È buono, 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 buono veramente. Buono veramente. E allora? E mo poi già stasera. Sì. Senza rompere. No, che faccio c'è un chiaro. Ma che sta nato come te, che rompe tutto, ti cade tutto dai mani. Ogni tanto una cosa la rompo. Tu rompe tutto, no? Ogni tanto una cosa la rompo. È un rompimento generale. Chi sapesse come ha rotto tutto, Che c'è una lata di passione, sì. Ti voglio bene, amo. Signore mio, è innamorato, è innamorato. È innamorato proprio a folle. Come il primo giorno. Poi come il primo giorno arrivati. Quando proprio, ancora va a vedere quando uscia. Come va questa settimana che dai che c'è? Questa settimana contiamo un viaggio in nozze. Così andiamo avanti alla cosa. A basta che punto una volta a rassodia avesse scrivere il separamento. No, che insomma, rassodia. Ecco un bene che avevo volete. Vi passate ogni due minuti, avevo pensato allo separamento. Tutto è possibile nella vita. Andava già a chiedere pigli tutto giota. A mia c'è ancora che mi vuole, che non è che a te non ti piglia nulla. Non ti pensa manco un camion. Camion, state zitto, sta. No, non c'è pensato a queste cose che ci sono. No. Siete una coppia indovinatissima. Quindi più di che sono un po' non può desiderare. Non può desiderare. Allora sentiamo come aiuto su via Genozzi. Via Genozzi mi ricordo. Allora, che cominciamo? Vi conto. La piceggia e zio Giovanni è già stata caricata. La valigia, cure panne, a rasponda è delegata. Già cabina tutti i tri si ceconzano ammassate come i sardi da Mandeia, che accussala soppressata.
Zio Giovanni Mendamoto era prima celaietta, quasi come un terremoto, con lo scoppio in una scuppetta, la piccetta fanno scatto, e poi parta e fumecheia. E a rombo, pure un gatto, se ne scappa in mezzo alla via. Arrivata alla stazione, e non si sa come hanno fatto, un zio stringe la frizione, ma mi sento soddisfatto. Scaricata a biancheria, salutata zio Giovanni, vanno alla biglietteria e non stanno già le panne. Troppo grande l'allegria, tanta e sana contentezza. Tutto pare una poesia, tutto è gioia, assai sanezza. Ricevuto lo biglietto, le sposine se ne vanno, sventolando lo foglietto e lo treno può circanno. Ecco, chi era lo vagone, che perché 9 c'è scritto, fa franchino e a nuvolone si ci ietta per diretto. Veda mo, Carmela mia, dice quando era di saluto, piglia posto a dove sia, ca nessuno ca è venuto. Carminella, assai contenta, smiccia a modo finestrino, tutta frigola si senta e s'assetta là vicino. Poi s'affaccia con franchino, guarda intorno e tutto coglia. Là lo cielo è di Turchino, là lo cielo è di Turchino, case spampino una foglia. Ed aspettano contenta, ma lo treno non parta mai. Solo loro sono presenti. Una cosa la sgarrai, dice a Chiano lo sposino, mentre pensa a come fare. Per fortuna l'avvicino passa a chine a demannare. Giovenò, ti cerco scusa, ma su treno tarda ancora. È 20 anni che non si usa, su binario che ci mora. Le risponde assai garbato che ero giovane galletto. Certamente tu hai sbagliato, fammi vedere un biglietto. Ecco qua, dice a Franchino, mentre proia lo foglietto. L'altro guarda di vicino e semina uno scaffetto. Ma sentia, cosa sicura, tu la letta lo contrario. Pigli l'asso per figura e poi sbaglia lo binario. Siamo subito correte e pigliate che lo treno, forse in tempo ancora siete, per arrivare al terreno. Tu avevi letto 9 per 6 a compagnia. Uno può sbagliare. Purtroppo. Stai zitta. Purtroppo. Stai zitta. È perché si è successo a Ambroglio, comunque si è salvato. Tante grazie, caro amico. Io sa cosa non mi scordo. E perché se te lo dico, ti tenemo per ricordo. Chiro allarga hanno sorriso, cantro munno un gero quale. Dopo fanno pezzo al riso, entratello che c'ha giale. Ma purtroppo. Ma frattanto Carminella, mano a mano con Franchino, 4 zompe, e cosa bella, traso dentro l'ucenino. E s'assettano affannate, curo cuore che zombeia, ma se sente rovinato, c'è l'uceno che si avveia. Finalmente se cammina, lo viaggio è ingignato, mo la meta è più vicina e il cuore è più appagato. Carminella se lo guarda a Franchino con piacere, per davvero è uno stendardo, ogni cosa sa capire. Ha capito che bello complimento che ti ha fatto, compagno? L'affetto ti ha dimostrato subito. Mi vanno affettamente che... con l'affettatrice proprio. No. Come? Affetto vero, affetto sincero. Affettatrice, dico.
Vabbè, se è sbagliato, ogni tanto sbagliamo tutti. Tutto quanto pure io, sbagliare. Pure io, mentre vi conto fatto, ogni tanto adesso sbaglio anche una parola, ma non fa niente, su cose che ne succedono e che passano. Ma cosa dice? Un cacciuico, dice. Che cosa tu? Può sbagliare un piede perché è superstale. Non potevo sbagliare nulla. Ha ragione, ciccio mio, ci ha ingarrata una volta, vedi? C'ha ragione, perché un piede la sa a memoria, noi non la sapevamo a memoria, noi la leggiamo mano a mano. L'importante è che è giunta pure la settimana, abbiamo fatto tutto. Catarina era giunta a Lucena spopenario morto. purtroppo. Vabbè, uno da pressa dell'emozione si è fatto pigliare, via un biglietto all'incontrario e ha letto 9 invece di 6. Va bene, è stata la pressa che vuole. Ha ragione. Departimento. Non deve dire l'ora. La pressa è che da c'è? Departimento. Che da spartimento. Che devo partire? E se dice departimento? Departitorio, come vuol dire? Ma scegliereci. Departigliamento. Ah sì, abbiamo capito, ci lascia precare, ha capito? Il partito! Ah, il partito, sì, ci sono le emozioni. Ma lasciami dire come sta suonando oggi. Campa bene, tante cose. Grazie, pure a voi. Ne vediamo la settimana prossima. La settimana prossima. Ce n'è una più importante, che va anticipo solo che esso. No, basta. Abbiamo detto già troppo. No. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Mi raccomando, ci vediamo venerdì prossimo. A venerdì prossimo. Vado, mamma. Volete bene? Sì, state buone. Zalo. Va bene, ci vogliono bene che mi esce da dove c'è? Un due posso dire, due. Meno male, ci. Andiamo in, va bene, arrivederci. Ciao. Senza sorti di senza fortuna. Tu alla casa un teni cassarone, ed io compagno manco una frissura, Donne non pe faciti meraviglia, si lu compagno mio non mangia paglia, se lo compagno mio non mangia paglia. Quando te giovi soprano per rubo, e
Buonasera, buonasera, che piacere che mi fa di mi trovarmi a cena una volta qua. Ah, bravo Ceto, penso che sei a Sanremo. No, a San Giovanni. Ah, c'è che simpaticone che sei, buonasera. Ah, buonasera a tutti quanti dalla voce Carminella Scasciata. E da vostro nonno Ciccio che vi vuole tanto bene affettivamente. Come? Come ci vuole bene? Affettivamente. Non si è capito che può dirci, però non va niente. E allora siamo pronti stasera per fare sentire un altro detto antico di quelli che una volta antichi dicevano che dicevano cose davvero culisienzi. Sì, non le dicevano. Sì. Sarà capito, non c'era bisogno di questa tua precisazione. Io giusto per essere molto più preciso. E allora il detto di questa sera è questo. No, no, ci fermati perché ho detto stasera lo faccio io. Ah, lo faccio, vabbè. E allora il detto di questa sera lo fa mia moglie. Allora, amici, c'era una volta. Sentite. Occhio in anno e vino di 100 anni. Ti voglio bene, amo. Ferma. Ti voglio bene perché ha trovato un detto con il vino. Com'è il detto, amo? Che ti ripeto, occhio in anno e vino di 100 anni. Meno male che se mi piace con il vino mi piace assai. A te ti piace il vino, non l'ho detto, c'è. E che vuol dire? Occhio in anno e vino di 100 anni vuol dire, amici, che c'era una volta che l'olio ad essere fresco, insomma dannata, invece un vino più invecchia. E ciò diventa buono. Il problema sapete qual è, amici, c'era una volta, è amica mia, moglie mia, che io purtroppo non ci riesco a fare invecchiare. Perché tu frega subito. Che chi se lo guaio, però pure con si invecchia è buono stesso. Ma vada curcaci, amici, c'era una volta, buona serata a tutti quanti, dalla voce Carminella a... Ha scacciata, poverella. Poverella, ci vado c'è anche un'altra. Mi vorrei parlare. Dalla voce Carminella ha scacciata, che però stai buona. Buona che è? Quando eri giovane eri buona, mo che c'è moglie. Cito. Non ti farò lo spirito, che mi è buono e bontato, ma trovando un capisce niente. Vabbè, scusate il disturbamento, amici, c'è una volta, ci vediamo la settimana prossima su Esperica TV. Esperia TV, ci segui, segui a me, ripeto insieme a mia. Se non a te, arrivederci a tutti, belli e brutti. Buonasera, eccoci pronti per il piatto tipico della puntata di oggi di C'era una volta. Con me oggi sono davvero contento di avere insieme a me una persona straordinaria, la nonna Rosa. Nonna Rosa, grazie. Ditemi tutto. Grazie per essere venuta. Sempre a voi. Nonna Rosa, che poi è giovane, non ho capito, colpa sapete di chi è? Di Maria Podigore, cioè, la nonna Rosa. Che ti pare assurdo, Maria? Ti pare assurdo, cioè, chiami nonna. Però ormai è rimasta così, è rimasta nonna Rosa. Possiamo farci niente. E ne sono orgogliosa. Perfetto, benissimo. Allora, nonna Rosa ci raggiunge da Tropea, è venuta da Tropea. Devo dire che settimana scorsa è arrivato un corriere che mi ha portato una cipolla straordinaria, ma non solo la cipolla. Grazie, nonna Rosa. Prego, dovere gentilissima. Mio. Quale dovere. Una cipolla rossa di Tropea straordinaria. Ed oggi ci ha raggiunti qua per
preparare questo piatto. Che piatto prepariamo, nonna Rosa? Diciamo, io per facilitare le cose dico pasta alla parmigiana, ma non dovrebbe essere così. Comunque queste pasta alla parmigiana erano le melanzane che una volta le persone avevano tutte l'orticello, no? Una volta raccolte quelle belle che si mettevano sotto olio, tutto, rimanevano quelle poverine, piccoline. Quelle più scarsicelle, ecco, poco. E allora mia nonna li prendeva, li tagliava a tocchetti e li metteva in un vasetto di terracotta sotto sale. Ah! Poi quando servivano li lavava, li infarinava, li friggeva e si preparava la pasta che andiamo a preparare noi oggi. Allora, Nonarò, gli ingredienti che servono per preparare questa pasta li abbiamo pronti, li vogliamo dire quali sono? Allora, cipolla, pomodoro passato, melanzane fritte, uovo bollito, salsiccia piccantina un po' e pane grattugiato. E pane grattugiato, e chiaramente poi la pasta. Nonarò, io vi ho fatto trovare delle maniche rigate che mi erano rimaste dalla settimana scorsa. Ma niente, sono... Non rimaste cucinate, crude. No, sono sempre buone, la pasta rigata va sempre meglio. Io la odio un po' con la pasta rigata. No, a me mi piace perché assorbe il sugo di più. C'è un amico mio che l'altro giorno aveva comprato un pacco di penne. Ha deciso di comprare la pasta che mi ha chiesto a mia moglie. Guarda, ha detto, guarda che hai, facci i voti. Sono tutte rigate. Rigate vanno, quelle lisce non servono. Vabbè, allora, come si inizia? Allora, incominciamo a fare il sugo. Incominciamo a fare il sugo. Allora, alziamo qua la fiamma, sistemiamo la pentola. Ecco qua, a posto. Olio extravergine di oliva. Ma ogni tanto era un poco di pubblicità, fatemela fare. Siamo nel ristorante della Casetta dei Calabrotti, alla Pano. Pensate che onore. Pensate che me lo doveva dire a me, a trovarmi in una cucina. Ma a me che me lo doveva dire, che ero a fianco di lei a cucinare sta cosa. Di lei chi? Non vedo nessuno. Dai, chi è? Lei chi? Sono da solo io. No, siamo in due, siamo in due. E allora, mettiamo a soffriggere la cipolla. La cipolla. Sì. Soffrizza la cipolla, poi mettiamo il pomodoro e andiamo passo passo avanti. Donna, da quando avete iniziato a cucinare davanti ai fornelli? Ma prima per i nonni, quando io mi sono cresciuta con i nonni e i miei nonni mi obbligavano a fare le cose che facevano loro perché dovevo imparare, li ringrazio ancora. Poi per i figli e poi per i nipoti. E poi sono subentrati anche gli amici. Pure, e ci mancavano gli amici, giustamente. Quale diverso, mi chiamano nonna, si preoccupano di me, se mi vedono che sto male, mi chiamano tutti i giorni per sapere Sapete perché succede questa cosa, che vi chiamano, si preoccupano? No. Perché quando una è una brava persona, una persona buona, la gente si preoccupa, è normale che si preoccupi. È vero. Voi vi preoccupate se è uno che è un poco di buono. Ma io non ti preoccupi se sta male, dispiace chiunque, qualsiasi persona sta male, ho, uno dispiace. Ne ho incontrate tanti, Paolo, nella mia vita, però non mi sono mai affezionata a nessuno. Massimo un mese e poi dicevo no, questo niente, non va per me. Non abbiamo lo stesso feeling. Non c'era un feeling. No. Benissimo. E vabbè, e allora ha cucinato, ha iniziato a cucinare ai nonni. Quindi cucinava ai nonni, pensate, quindi, quando era bambino. Ai nonni, sì. E che cosa si mangia dei parti vostri a Tropea? No, io veramente sono nativa di Vibo, devo dire. A Tropea sono di adozione, però diciamo che le cose... È una cucina diversa quella di Tropea. A Tropea vanno più sul pesce, sulle cose più... Capito? Noi invece a Vibo andiamo più sulle verdure, è più una cucina povera la nostra, che io preferisco. Sa verdura io l'erba un danno. Noi qua dalle parti noi siamo in presila e quindi siamo per le cose più sostanziose. Noi siamo per i salsicce, salami, sì, forma e pecorine. Quelli sicuramente pure. Insomma, quelle cose che fanno male, nonna. Quelle cose che fanno male, però non che fanno male se uno ne abusa, però io dico. Comunque io vi dico che fanno male a chi non ce l'ha. Questo è vero. Chi ce l'ha? Dice grazie a Dio io ce l'ho. E allora, che cosa intanto qua abbiamo messo? Abbiamo messo il pomodoro, la passata. E dopo mettiamo le melanzane,
il pepe nero all'ultimo, alla perché fine, sennò perde il non si deve cuocere il pepe nero, infatti non va cotto. Allora noi aspettiamo un po' che praticamente si cuoce. Va avanti il pomodoro. E adesso nonna Rocco, come continua? Adesso mettiamo il salame, incomincio a dare a insaporire le melanzane. Che se lo mangio dopo io? No, stavo scherzando, no, che mangio. Ecco qua. E l'uovo. Mamma mia. Pure l'uovo adesso? Certo. Caspita. Che se lo mangio dopo io? Che se lo mangio dopo, sa? Sapete come lo mangio? Alla faccia vostra. A proposito, avete un po' un pezzettino di caciocavallo? Ci andrebbe pure se c'è. Avete, mi donate il voi. Prima del cioè, lei c'ha lei, Paolo Mario. Lei chi faceva? C'è qualcun altro insieme? Lei chi? A me lei. Avete un pezzettino di caciocavallo? A casa i pezzenti non mancano stozzo, ci hanno detto. Servitemi da solo, aprite che ce n'è nucolaccio però. Va bene, va bene. Nucolaccio, si dice da parte mia. Va benissimo. Ecco qua, davanti. Ecco. Ci ha messo da tutto, me ne dispiace. Che se mi è rimasto. Ma non va niente. Ma è tolta la, la cera? No, la cera no. C'era una volta la trasmissione, c'era ancora mo. C'è pure mo. C'era una volta, c'era, ma c'è pure mo. La cera c'è. Non è andata via. Mamma che c'era rasso sia. Che vita sacrificata. Ma ditemi una cosa, nonna, questo piatto qua, no, è un piatto che, come dire, l'avete fatto voi, l'avete inventato? No, oppure no, no. Esiste questo... dalle vostre parti una ricetta conosciuta? Io questo qua l'ho imparato da mia nonna. Ah. E mi raccontava... Non mi raccontava, c'era tanta povertà una volta. Beh, allora loro tutte queste cose le facevano per il giorno di Natale, perché la vigilia non si mangia carne. Ah, sì, sì, sì. E per loro era un piatto prelibato, una cosa, capito, le melanzane fuori tempo. Infatti comunque stavo dicendo, no, no, non è che ci siano quali ingredienti, però insomma ci sono le melanzane, c'è la salsiccia, c'è il caciocavallo, provole, insomma. Ma una volta... Per una volta erano lusso, avete capito? No, era ma vede, una volta le persone povere, avendo un pezzettino di terra, allevavano i maiali, allevavano... Allora queste cose loro le avevano in casa, e per loro era una cosa comune, non era una cosa che dovevano andare a comprare o che... Come la pasta fatta a casa. La pasta fatta a casa, mo la fanno la domenica. Sì, perché è diventata lusso. Non è diventata una lusso. E che femmine su baccabon. No, buono cucinare ciò. E non ne sanno fare. Che se l'ho fatto? Baccabon. È quello il fatto. Io lo dico sempre. Adesso mettiamo il pane grattugiato. Sì. E chissà la copia questa ricetta. Questa è una ricetta che... tra poco presenteremo qui alla casetta dei Calabrotti. Mettiamo il caciocavallo. Come dispiace se la copiamo. E spegniamo. Come dispiace se la copiamo, no? Come se tu ti spegniamo. Lo stiamo subito. Così. A posto. Mamma mia. Guardate qua. Ma l'acqua vuole ancora niente. Era un porco alla montagna, niente. Ci siamo persi nel parlare, ci Paolo. Nessuno mi sa parlare, invece alza la fiamma. No, no, ma siamo a buon punto. Pepe nero. Ecco qua. E il sugo è pronto. Ma cuciniamo la pasta. Io allora. Sto attento un pochettino col sale però, Perciò se un pochettino... Ah, è poco sale usato. Io sì. Ma rucconciare è mia, che mi piace il saporetto. E allora dovete però... assaggiare se no, ci va. No, ma mangio così a me, guardate, dici che fa male su sale. Adesso mettiamo la pasta. Non ero. Io qua secondo me, scusate che faccio una cosa, capì una cosa. Qua secondo me dopo ci vanno un bicchiericcio di guzzolini tenute paese. Sicuramente. Paolo, per, io... dagli ingredienti. Dico che questo 13 e mezzo guzzolini ci vuole. Io di vino non ne capisco, mi piace berlo, però... Però ne capisco. È come mia moglie, basta che vino.
Ci vuole un buon vino con questo piatto. Noi consigliamo un Guzzolini, un rosso tenuto paese. Beh. Pasta l'avete già cavata? Già. Certo, che l'avevo comprata. Era già imbriacato con vino. Era imbriacato, mangi cani signori. Oh, aspettate un attimo che cuoce la pasta e dopo ve lo faremo vedere pronto, impiattato. La pasta è cotta! Si va a impiattare! Ah, che ti credevi? Andiamo ad impiattare! Mamma mia, quindi questa qua adesso la mettiamo insieme al condimento preparato. Mamma mia! Non si fanno queste cose davanti alle telecamere che si mangiano, ma io dopo l'assaggio, davanti alla telecamera, per dispetto. Di chi? Di chi se lo merita. Non diciamo nomi. Di chi si merita il dispetto. Non diciamo nomi. No, senza fare nomi, non ne facciamo nomi. Per dispetto su. Oh, mamma mia. Perché c'è il caciocavallo che comincia a filare. Filare, eh? Il caciocavallo. Per favore mi date un piatto da... Subito, no. Lo prendiamo qua. Eccolo qua, trovate il piatto. Eccolo qua. Mamma mia. Preparatemi una forchetta, per favore. Alla faccia. Alla facciuzza. Come lo vogliamo chiamare questo piatto? Chiamalo come vuoi. Rigatoni alla parmigiana e poi chiamalo come vuoi, basta mo ti mangi. Basta mo ti mangi. L'importante è quello. Guarda qua. Mamma mia. Come fila. Ci vuoi tutto il condimento. Dice che ne va se una goccia. Ecco qua. Aspettate che togliamo un po' di cose. Qua, in modo che agevoliamo i nostri operatori. Giuseppe e Mimmo, che ringrazio. Non li ringraziamo mai, loro svolgono un lavoro importantissimo che serve tanto alla buona riuscita delle trasmissioni che vedete poi in onda sul vostro televisore. Grazie a Giuseppe e grazie a Mimmo. Leggero, leggero, una cucina di formaggio. E buona forchetta. Il piatto pronto. Io provo con un cucchiaio che me. E allora l'abbiamo chiamato, guardate perché se ci è infilato pure l'uovo, la cosa dentro. Queste cose non si fa, le prove non si fanno in diretta. Rigatone alla parmigiana, non ne l'ho. Buonissimo, però soprattutto grazie per essere venuta qua oggi. Io devo ringraziare voi. Grazie a voi. Sì. Devo dire la verità, avevo tanta paura, ma sono orgogliosa di aver fatto questa esperienza che non sognavo proprio. Ma paura di che cosa? Non si deve essere mai sicuri. Questo è vero, che non si deve, uno deve stare sempre allerta, perché. Però devo dire che ve la siete cavata davvero proprio alla grande. Pare che tutti i giorni siete davanti alle telecamere, giuro. So che avete fatto pure... No, ma io... Un film? Film, i figli che ti giudicano, i nipoti, sai? Che giudicano sempre, normale. Però sono sempre cose belle che tu vai ad acquistare dei figli, dei nipoti, perché all'epoca mia non c'era tanta... Lo so. No, l'importante è che non sono nipoti e figli che tagliano soltanto, insomma. Quando uno fa qualcosa di buono, immagino che... Loro dicono sempre la verità. Dicono la verità. La verità. Se è bello mi dicono che è bello, se è brutto mi dicono che è brutto. E allora così, ne deve sempre che è bello, no, perché non è possibile. No, si deve dire pure quando è brutto, perché così si cresce assieme ai figli. Se uno la fa una cosa brutta, se invece uno fa solo cose belle, in questo caso vuol dire sempre che è una cosa bella. Ogni tanto la facciamo pure, magari non volendo, non con cattiveria, però si fa. Diretto a me. E diciamo no. No, si fa. Grazie ancora per essere stata con noi. Beh, speriamo di poterci vedere un'altra volta con un'altra
con una nuova ricetta. Quando volete, se la mia nipote è grande e quella piccolina mi accompagnano, perché io sono... A forza. A forza. Le obblighiamo. Ma ha detto così, vuol dire... Ha detto così? Ok, se ha detto così allora. Se no, che problema c'è? Mi vengo meglio io. Mamma mia. Sarebbe il massimo. Ciao a tutti, grazie. 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 Grazie ai tecnici favolosi. Bella, mo oggi broccoli. Broccoli rapa. E domani ti faccio la salsiccia. Salsiccia picca di broccoli rapa. Immagina chi. Chi sei detto no qui? Questo ho detto no qui. Vuole la bambina. Vuole la bambina. Vuole la bambina? Chi sono, eh? Te. Muovati che mi stanno aspettando il sabato. Domani salsiccia picca, togli broccoli rapa. Ah, io non ti te, racchè, pure a te, 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 che vado a vedere i sabbatum, te, ciao, 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 ciao. Oh, mi sono liberato, ciao. Si stancava. Guarda, oggi ti dobbiamo ringraziare per due motivi. A noi ci piace stare tra la gente, però anche tra gli animali. E il fatto che tu, da te, abbiamo trovato entrambe le cose ti fa onore, che se ne lavate le facce. È una constatazione di fatto. No, che lavate le facce, trova animale cristiano una volta, hanno colpo solo. È difficile, è difficile. Musica nell'orto. Musica nell'orto. Che volevamo fare, mo? Lo sumulo, perché è stato lì nella nazionale dei giochi popolari. Ai campionati mondiali di sumulo, di tiro allo sumulo, noi abbiamo scritto questa canzone, che è scritta proprio da noi, è tutta un strumentale e si chiama Usumulo. Guarda, noi con Pietro Turano, che cura la rubrica, come tutti sanno, dei giochi tradizionali, proprio alla prima puntata di C'è una volta abbiamo fatto Usumulo, perché pioveva e ci siamo messi sotto la tettoia e abbiamo fatto Usumulo, però devo dire che è stata puntata bagnata, puntata fortunata, perché questa edizione di C'è una volta sta andando davvero alla grande. E allora che facciamo? Usumuliamo. Perfetto, ok, sono lì. Si va. Ma così siamo arrivati al termine della puntata di oggi. E quello che stavo facendo, no, è che non è che non sono normale, è che stavo prendendo un sciumolo mentre gira. Una volta si faceva andare sulla mano, poi riuscivo a buttarlo, a lanciarlo in aria, a farlo andare così, poi lo lanciavo così, poi col tacco e lo facevo ritornare sulla mano tutto al volo. Ero il vero mascio del sciumolo.
Grazie amici per essere stati con noi, ringrazio i Sabbatum Quartet che hanno portato a musica una volta all'interno della nostra puntata di C'era una volta. Noi, se non cado, non mi succede qualcosa, ci vediamo venerdì prossimo, ore 21:15. Replica sabato 23:30 e domenica 14:30. Che su sta buono, secondo me. E vatti! Ne va? Perdonala. Cioè, questa praticamente chiudiamo così senza musica. Continuate che così. Tanto sembra la stessa, chi se non è che. Così. È come un sciumolo, quando gira su sciumolo gira. Così. Che stavo dicendo? Ah, stavo dicendo che se avete, come al solito, parenti e amici fuori dalla Calabria, in tutto il mondo, possono seguirci in diretta streaming su www.esperia.tv. Mi raccomando, Sabbatum, grazie. 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 A venerdì prossimo. Ciao amici, grazie. E come faceva? Come faceva? Non l'avevano capito che dovevano continuare, capito? E ma io mo che cazzo? Gli uomini ci faccio staccare. Con un giù ci faccio curca stanotte. Come sta a ballo, compare mio? Non parliamo proprio. Ma... 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 Se no qua la fattoria la facciamo al completo. C'era l'Usuli, c'era la luna, c'era la crozza e l'ubarcuni, c'era l'umari, c'era la ficchia, c'era la cerno e la caniglia, c'era l'uletto, c'era l'amante, c'era l'argento e i diamanti, c'era la rosa, c'erano i fico e c'era chi duca non vi dico, c'era magari la valumeggia che riscurreva una beggia, c'era la vota, c'era cucera, c'era un succi da cioccolatera, c'era la vota, c'era cucera, c'era un succi da cioccolatera, c'era la vota, c'era cucera, c'era un succi da cioccolatera.